oggi, per questo webinar, riproponiamo l'iperammortamento. Un tema che abbiamo già trattato in uno dei nostri webinar passati, e questa volta gli daremo un taglio un po' diverso, cioè ci addentreremo meno in quelli che sono gli aspetti tecnici, anche perché, come vedrete, ogni caso è diverso dall'altro per quanto riguarda il webinar, e ci rendiamo poi naturalmente disponibili a affrontare con voi eventuali casi specifici che dovreste sottoporci in caso di investimenti. Oggi daremo un taglio più pratico a questa esposizione, affrontando dei casi specifici di investimenti che sono stati effettuati da nostre aziende clienti e per i quali noi abbiamo seguito o stiamo seguendo la pratica, quindi da una valutazione di prefattibilità dell'investimento alla redazione della perizia giurata, che come vedremo è fondamentale nel caso dell'iperammortamento. Ecco, innanzitutto una brevissima introduzione sull'industria 4.0, che è strettamente legata all'iperammortamento, o meglio, si tratta di quella che è stata definita la quarta rivoluzione industriale, che consiste, come vedremo, in un miglioramento degli apparati produttivi, dei macchinari e delle attrezzature, e è stata definita la quarta rivoluzione industriale perché in maniera molto schematica possiamo riassumere che la prima rivoluzione industriale è quella che è avvenuta verso la fine del XVIII secolo e che ha visto l'introduzione della potenza a vapore per il funzionamento degli stabilimenti e a livello di organizzazione ha introdotto la divisione del lavoro. La seconda rivoluzione industriale vede tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento l'introduzione dell'elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio. La terza rivoluzione industriale, indicativamente a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80 del secolo scorso, quindi 1900, l'introduzione dell'elettronica e l'introduzione dell'elettronica nelle fabbriche. Quella che è in corso adesso, per questo è stata battezzata appunto Industria 4.0, perché è la quarta, idealmente in questo percorso storico, è la quarta rivoluzione industriale che vede l'utilizzo di macchine intelligenti, cosa che era già avvenuta peraltro a partire dagli anni 80, ma la vera novità consiste nel fatto che queste macchine, oltre ad essere intelligenti, sono interconnesse tra di loro e con il mondo esterno, come vedremo meglio in seguito. Quali sono i benefici che sta portando questa e che porterà in misura sempre maggiore questa quarta rivoluzione industriale? Una flessibilità. Noi sappiamo tutti che il mercato post-crisi, o meglio, il mercato attuale, in seguito alla crisi iniziata nel 2008, è cambiato. Non è più possibile pianificare anticipatamente la produzione. Si ragiona, e questo è un tema un po' trasversale a tutti i settori, si ragiona e si lavora per piccole commesse da realizzare in tempi brevi. Questa è una delle caratteristiche, diciamo così, intrinseche all'industria 4.0, che consente appunto di lavorare in questo modo. Un altro beneficio è la maggiore velocità, cioè il tempo di passato, diciamo così, dalla realizzazione del prototipo alla produzione in serie si accorcia in misura notevole. Una maggiore produttività, proprio perché una delle caratteristiche dei macchinari dell'industria 4.0 è la capacità di intervenire, di segnalare gli errori, i ritardi, i difetti di produzione, consentendo agli operatori di intervenire in maniera tempestiva o addirittura in alcuni casi sono i computer stessi che intervengono risolvendo problemi come gli errori oppure i fermi macchina. Questo naturalmente porta con sé anche una migliore qualità e un risparmio economico, nel senso che vi sono meno scarti di produzione,
E tutto questo si riflette naturalmente su una migliore competitività in termini di prezzo e quindi una migliore presenza sul mercato. Un paio di dati statistici molto interessanti. Allora, nella prima parte abbiamo questi dati che sono stati elaborati da Confindustria Lombardia, molto recenti, nel senso che sono stati forniti alla fine di febbraio di quest'anno, e cioè nel 2017 il 64% delle imprese lombarde ha investito in tecnologie 4.0. In particolare il 91,6% in macchinari e il 62,5% in informatica. Per quanto riguarda il 2018, il trend è più o meno analogo, anzi in leggero aumento, nel senso che il 68% delle imprese lombarde prevede di investire in tecnologie 4.0 nel corso del 2018. Un dato, a mio avviso, ancora più interessante è il dato nazionale. È un'elaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale fanno capo la maggioranza delle agevolazioni legate all'Industria 4.0. Dicevo, elaborazione del MISE su dati ISTAT. Nel 2017, rispetto al 2016, c'è stato un incremento di investimenti in tecnologie avanzate dell'11%, un dato molto significativo. In particolare 13% per quanto riguarda macchinari e attrezzature, 7% per apparecchiature elettriche ed elettroniche e 10% di altre categorie, il che ha portato, come dicevo, a un incremento dell'11% di investimenti in tecnologie innovative nel 2017 rispetto al 2016. Quindi, grazie a queste agevolazioni, come quella che siamo qui, quella di cui parleremo oggi, l'iperammortamento, le imprese italiane hanno investito e stanno investendo molto in queste tecnologie avanzate, stanno rinnovando in maniera molto importante il loro, chiamiamolo così, parco macchine. La prima domanda alla quale rispondiamo è: chi può beneficiare dell'iperammortamento? Sostanzialmente tutti. L'iperammortamento è una delle pochissime agevolazioni, noi ne seguiamo veramente tante, che siano rivolte a tutte le aziende, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione aziendale e dalla forma giuridica. Quindi fondamentalmente non ci sono limitazioni. Addirittura possono essere imprese residenti all'estero, quindi che abbiano una sede operativa e un mercato di riferimento all'estero. L'unico vincolo in questo caso è che la sede fiscale sia in Italia. Qui abbiamo riportato poi queste slide alla fine dell'esposizione, verranno caricate sulla piattaforma in modo che se lo desiderate potete scaricarle. I principali riferimenti normativi, ce ne sono altri perché questa è una legge che ha avuto origine dalla legge 232 del 2016, che vedete la prima evidenziata in grassetto, ma che poi ha avuto e continua ad avere un'evoluzione, nel senso che molte tematiche si sono venute chiarendo in corso d'opera e molte domande sono state poste all'Agenzia delle Entrate piuttosto che al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale continua a pubblicare chiarimenti su una normativa che probabilmente non era molto, molto chiara fin dall'inizio, quindi si va definendo in corso d'opera, cioè man mano che le imprese richiedenti pongono appunto queste domande o fanno degli interpelli all'agenzia piuttosto che al Ministero. Quindi si parte dalla legge 232 del 2016, come dicevo, cioè la legge di bilancio 2017, e via via si arriva all'ultima in ordine di tempo, che è di un paio di settimane fa, cioè la risoluzione 27E del 9 aprile dell'Agenzia delle Entrate. Allora, questa volta, a differenza dello scorso webinar sull'iperammortamento, non ci soffermeremo sulle varie, non esamineremo nel dettaglio le varie tipologie di beni agevolabili. Daremo però delle linee guida, cioè le caratteristiche che devono avere, le caratteristiche macro che devono avere i beni per poter usufruire dell'iperammortamento e quindi per essere considerati, diciamo, appartenenti all'Industria 4.0.
Innanzitutto il tema dei dati digitali e l'analitica dei big data, quindi la capacità di questi macchinari di poter esaminare ed elaborare una grande quantità di dati. Poi la robotica, sicuramente, e l'automazione, e c'è poi il tema fondamentale che è, se dovessimo dire una caratteristica dell'industria 4.0 e tralasciare tutte le altre, diremmo sicuramente l'interconnessione. L'interconnessione si realizza in due sensi, all'interno dell'unità produttiva, nel senso che il macchinario che acquistiamo deve comunicare, e poi lo vedremo meglio negli esempi pratici, deve comunicare con gli altri macchinari, ricevendo comunicazioni e dando avvisi, comunicazioni, quindi la comunicazione all'interno deve essere in due sensi e più nel dettaglio deve essere una vera e propria rete nella quale tutti i macchinari comunicano tra di loro. E la comunicazione avviene anche verso l'esterno, nel senso che nella fabbrica 4.0 ideale, oltre a questa comunicazione esterna, la connessione si estende anche alla rete di approvvigionamento, quindi ai fornitori. Altro requisito fondamentale è che i protocolli di comunicazione attraverso, appunto, attraverso i quali le macchine sono interconnesse devono essere universalmente riconosciuti. Io non posso avere un protocollo di comunicazione che vale solo per la mia fabbrica. Deve essere appunto internazionalmente riconosciuto. Un esempio è l'HTTP che vedete. Vediamo se riesco a evidenziarlo. Ecco. L'HTTP, tutti noi lo abbiamo visto almeno una volta, anzi lo vediamo tutti i giorni, sono le prime lettere degli indirizzi che inseriamo nella barra del nostro browser. Diciamo, sono le lettere che stanno davanti all'indirizzo internet. Significa Hypertext Transfer Protocol ed è appunto uno di questi protocolli universalmente riconosciuti. Quindi passiamo alla slide successiva. Le macrocategorie di investimenti agevolabili sono beni strumentali, quindi attrezzature macchinari, controllati però dai sistemi computerizzati, quindi centri a controllo numerico, oppure gestiti tramite sensori e azionamenti. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, lo vedremo in uno dei casi pratici che presenteremo in seguito. Un'azienda, nostra cliente, che ha acquistato un filtro per un forno di colata. Questo rientra proprio in uno di questi sistemi. I dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia, quindi oltre all'interconnessione, di cui dicevamo poc'anzi, un altro dei requisiti è appunto l'interazione sempre più spinta, sempre più avanzata uomo-macchina. E infine, l'altra macrocategoria riguarda i beni immateriali, quindi sostanzialmente software, sistemi, piattaforme e applicazioni. I beni agevolabili, appunto per rientrare nella categoria Industria 4.0 e per beneficiare del libero ammortamento, devono avere cinque caratteristiche fondamentali, che devono possedere tutte e cinque queste caratteristiche. Quindi controllo per mezzo di computer, quindi macchine a controllo numerico, interconnessione, ne abbiamo già parlato. Integrazione, quindi devono essere inseriti all'interno di una rete, devono avere un ruolo ben preciso all'interno di questa rete e devono comunicare con tutti gli altri componenti della rete. Questo è stato definito Internet delle cose. Interfaccia uomo-macchina, semplice e intuitiva, perché non è questa la sede, ma per parlarne, ma uno dei problemi è che le aziende stanno rinnovando, come dicevamo, in maniera molto importante il loro parco macchine, ma a parte alcune aziende molto strutturate, la maggior parte delle aziende sono molto carenti in termini di formazione, perché il personale non sempre, anzi nella maggior parte dei casi, non è adeguatamente istruito ad utilizzare questi macchinari molto avanzati, e quindi le interfacce
i terminali che utilizzano, che sono utilizzati appunto dal personale, devono essere molto semplici e ovviamente non possiamo pensare a macchinari ipertecnologici che però non rispettino i requisiti minimi di sicurezza, salute e igiene sul lavoro. Quindi questo è il quinto requisito. Poi, questo riguarda solo i beni materiali, devono possedere due fra queste tre caratteristiche, quindi sistemi di telemanutenzione, telediagnosi o controllo in remoto. Ne accennavamo prima, cioè le macchine devono essere autonomamente in grado di riconoscere e addirittura in alcuni casi di prevenire eventuali errori, ritardi o fermi macchina, in modo che l'operatore possa intervenire per risolverli. Un monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e l'integrazione tra macchina e software, fondamentalmente, tra macchina e programma. Per andare a costituire quello che è stato definito il sistema cyber fisico, cyber physical system, anche qui tutti sono naturalmente mutuati dall'inglese, quindi sistemi integrati che consistono in una parte fisica, la macchina, l'attrezzatura, e in una parte software, il programma che la controlla e che restituisce dei feedback agli operatori e a coloro che sono addetti al controllo. Per quanto invece riguarda il software, preso singolarmente, preso da solo, come vedremo anche esso può beneficiare di un'agevolazione, l'unico requisito è che l'azienda in questione abbia almeno un iperammortamento in corso, cioè abbia acquistato o stia acquistando almeno un bene dell'industria 4.0. La perizia giurata, allora la normativa stabilisce che la perizia giurata è obbligatoria per investimenti singoli superiori, uguali o superiori a 500.000 euro. Cioè, se io acquisto tre apparecchiature, ciascuna del costo di 501.000 euro, io devo devo dotarmi di tre perizie giurate. Noi, grazie alla nostra esperienza, consigliamo di redigere comunque una perizia giurata, perché come vedremo l'iperammortamento è un'agevolazione, un po' come il credito d'imposta ricerca e sviluppo, che non prevede una approvazione da parte di un ente, in questo caso potrebbe essere il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Agenzia delle Entrate. L'azienda, in collaborazione con un consulente che redige la perizia e con il proprio revisore contabile, autocertifica di aver acquistato un macchinario iperammortizzabile. Conserva la perizia, conserva tutta la documentazione e la cosa finisce lì, automaticamente si ottiene un risparmio fiscale. È ovvio però che l'Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare dei controlli a posteriori. E quindi avere una perizia giurata in ogni caso, sottoscritta naturalmente da un ingegnere iscritto all'albo e indipendente rispetto all'azienda, è sicuramente un grosso vantaggio in caso di controllo. Per ottenere l'agevolazione sono necessari, fondamentalmente adesso stiamo semplificando molto, però sono necessari tre passaggi: l'acquisto naturalmente e la messa in funzione del bene, l'interconnessione di cui abbiamo parlato prima al sistema aziendale e o alla rete di fornitura, e l'acquisizione della perizia. Questi tre passaggi possono anche avvenire in tempi diversi, anzi nel 99,9% dei casi avvengono in tempi diversi e si svolgono naturalmente in questo ordine, quindi acquisto e messa in funzione, interconnessione e acquisizione. Sono tutti e tre necessari per beneficiare dell'iperammortamento. Nelle varie circolari e comunicazioni l'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche nella circolare più recente, quella del 9 aprile, che l'acquisizione della perizia può avvenire anche successivamente all'interconnessione. E tra l'altro è stato chiarito che non c'è un limite temporale entro il quale l'azienda può dotarsi della perizia. Cosa succede? Che in attesa della perizia l'azienda, per quanto riguarda il macchinario, beneficerà del superammortamento, che è stato ridotto a partire dal 2018 al 130%, mentre prima era al 140%.
Dal momento in cui si acquisisce la perizia, cioè se io ho acquistato il bene nel 2018 e acquisisco la perizia nel 2019, l'iperammortamento, scusate, lo strutterò a partire dal periodo di imposta 2019. Quindi semplicemente uno slittamento del momento nel quale si inizia a beneficiare dell'iperammortamento. Mentre all'inizio, dalle prime circolari, dalle prime comunicazioni, sembrava che l'acquisizione della perizia in un momento successivo potesse comportare addirittura l'impossibilità di beneficiare dell'iperammortamento. In cosa consiste l'agevolazione? L'agevolazione consiste in una supervalutazione del 250% degli investimenti. Quindi, se io ho acquistato un macchinario che naturalmente deve rispondere a tutti i requisiti che abbiamo schematizzato prima, se io ho acquistato un macchinario 4.0 che mi costa 100, ai fini fiscali è come se questo macchinario mi costasse 250. E come dicevamo prima, un'azienda che beneficia dell'iperammortamento, perché ha acquistato uno di quei macchinari che rispondono alle caratteristiche indicate nella legge 232 del 2016, può acquistare anche un software non necessariamente connesso all'utilizzo del bene iperammortizzabile che ha acquistato, e in questo caso beneficia di un ammortamento, diciamo di un superammortamento del 140% legato al software. Mentre invece, allora, per quanto riguarda i software, dobbiamo fare una distinzione tra i software a bordo macchina, quindi che sono integrati con la macchina e che sono indispensabili per il funzionamento della stessa. In questo caso, il software, in quanto parte integrante della macchina, beneficia naturalmente dell'iperammortamento del 250%. Poi ci sono i software standalone, cioè che non sono software a parte, che non sono necessariamente, diciamo, indispensabili per il funzionamento della macchina, questi beneficiano invece dell'agevolazione del 140%. Ecco, come dicevamo, l'iperammortamento si accede in maniera automatica in fase di redazione bilancio, quindi una sorta di autocertificazione. Il vincolo temporale è che l'ordine e il pagamento del almeno il 20% di anticipo siano effettuati entro il 31 dicembre del 2018 e la consegna del bene avvenga entro il 31 dicembre 2019. Dopodiché ci saranno gli altri passaggi che dicevamo prima, quindi la messa in funzione, l'interconnessione e l'acquisizione della perizia giurata. Ecco, due brevi esempi per darvi un'idea di cosa stiamo parlando. Questa azienda, che è nostra cliente, ha acquistato un magazzino verticale. Possiamo schematizzare in questo modo molto brevemente, perché i nostri tecnici stanno lavorando da mesi su questo caso. Fondamentalmente, all'arrivo di un ordine, l'ufficio tecnico elabora l'ordine e produce una commessa che viene trasmessa al reparto produttivo. Il reparto produttivo interroga un terminale, il quale informa l'addetto che per la realizzazione di questo determinato articolo o di questo gruppo di articoli servono determinati pezzi che si trovano. Questa azienda possiede una decina di magazzini, quindi l'addetto viene informato che il pezzo X si trova nel magazzino 1, il pezzo Y si trova nel magazzino 3 e così via. I pezzi necessari vengono prelevati, ma ecco, in un sistema di produzione tradizionale la cosa si sarebbe fermata qui, o al limite l'addetto avrebbe registrato sul foglio di carta o sul foglio Excel il quantitativo rimasto, quindi la giacenza di questi pezzi nei magazzini. Invece in questo caso cosa succede? È il magazzino stesso, quindi il sistema software che gestisce il magazzino, che invia una serie di alert all'ufficio tecnico e in particolare all'ufficio acquisti, dicendo ad esempio: guarda che del pezzo X ne sono rimasti 3, quindi in base all'andamento della produzione, in base all'utilizzo che noi facciamo, in base alla media, diciamo, di utilizzo di questi pezzi, è necessario effettuare un ordine.
addirittura se la connessione si esplica anche verso la rete di approvvigionamento, anche il fornitore di questi pezzi riceve un alert di questo genere, chiaramente, e procederà alla consegna solo dopo l'input dell'ufficio acquisti. Quindi in qualche modo è molto evidente come qui si verifichi il requisito per l'interconnessione, perché è una sorta di ciclo chiuso. Quindi si parte dall'ufficio tecnico che diciamo elabora l'ordine, fornisce la commessa, si fa tutto il passaggio che dicevamo tra la produzione e il magazzino, e il magazzino chiude il cerchio ritornando all'ufficio tecnico e inviando una serie di alert. Poi chiaramente ecco questi investimenti che sono anche molto importanti in termini economici, questo magazzino verticale cosiddetto non si limita semplicemente a questo, svolge anche molte altre funzioni che però per brevità adesso non andiamo a esporre. Un altro caso, come ne accennavo prima, questo investimento fa parte dei sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità. Si tratta di una fonderia e l'investimento consiste in un impianto aspirofiltrante per il tamburo del forno di colata. L'obiettivo è migliorare la qualità dell'aria all'interno dello stabilimento. Quindi appunto sistemi per l'assicurazione della sostenibilità, dicevamo. Questo filtro è interconnesso con il resto del sistema in due, diciamo, direzioni. La prima in input, nel senso che quando viene avviato il forno, automaticamente si ha anche l'attivazione automatica di questo filtro. E diciamo una fabbrica tradizionale si sarebbe fermata qui. Nella fabbrica 4.0 cosa succede? Il forno restituisce, analogamente a quanto faceva il magazzino del caso precedente, restituisce all'operatore e al sistema una serie di feedback, ad esempio dei dati statistici sui consumi energetici, cioè su quanto il forno sta consumando in questo momento, ad esempio su, non so, chiaramente per questi parametri sono impostabili dall'operatore, su quanto è stato il consumo medio giornaliero dal 1 gennaio 2018 ad oggi, su quanto tempo rimane prima della prossima manutenzione programmata, oppure sulla necessità, ad esempio, di effettuare una manutenzione straordinaria perché, ad esempio, c'è bisogno di pulire i filtri. Ecco, per fare un esempio molto banale, ma che può aiutarci a capire le informazioni che ci restituisce, ad esempio, il computer di bordo dei nostri automobili. Ecco, quindi, anche in questo caso, una comunicazione che avviene in due sensi. Quindi è assolutamente rispettato il requisito dell'interconnessione. Ecco, un esempio numerico. Allora, per farla semplice, siamo partiti da un costo d'acquisto di 10.000 euro, dove vediamo che, allora, dobbiamo evidenziarlo un attimo, ecco, un ammortamento normale prevede che il costo, diciamo, venga ammortizzato appunto in 6 anni, dove nel primo anno viene ammortizzato, diciamo, il bene viene messo a costo per il 10%, 20% nei 4 anni successivi e 10% nell'ultimo anno, che in questo caso, in questo esempio, si va dal 2017 al 2022. Considerando una deducibilità IRES, una media del 24%, noi andiamo ad avere un risparmio fiscale di 2.400 euro nel periodo di ammortamento di questo bene. Con l'iperammortamento cosa succede? Il valore di acquisto viene incrementato del 150%. Quindi questo valore extra, diciamo così, è pari a 15.000 euro, il quale questo valore, diciamo, viene ammortizzato nello stesso modo. Quindi consideriamo sempre la deducibilità IRE del 24% e andiamo a spalmare il costo di questo bene su 6 periodi di imposta. Sommando l'ammortamento di ciascun periodo di imposta, otteniamo un totale di 3.600 euro, quindi il 36% del nostro valore di acquisto iniziale.
Sommando quindi i due, allora, il risparmio dovuto all'ammortamento normale che è di 2.400 euro, in questo esempio, il risparmio dovuto all'iperammortamento che è di 3.600 euro, noi andiamo a ottenere un vantaggio fiscale di 6.000 euro, quindi il 60% del valore del nostro investimento, di cui il 24% già lo otterremo con l'ammortamento normale. In più c'è l'incremento del 36% dovuto all'iperammortamento. Per semplificarla ulteriormente, noi abbiamo 1 milione di euro, costo di acquisto del nostro bene, il vantaggio fiscale derivante dall'iperammortamento sono 360.000 euro. Capite che è veramente molto, molto significativo. Ecco, cogliamo l'occasione per ricordarvi un seminario di approfondimento che si svolgerà qui nella nostra sede di Via Borgo Sacrollo 1 Brescia, nella sede SAEF, l'8 maggio alle 18. Voi saprete sicuramente, perché ne avrete sentito parlare, che il 28 maggio, quindi tra un mese, entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sulla privacy, il GDPR, che sarà immediatamente effettivo, cioè dal giorno stesso le aziende saranno tenute ad uniformarsi a questo regolamento, perché a differenza di altre normative europee, questa verrà recepita immediatamente dagli Stati membri, quindi non verrà dato il tempo di adeguarsi, ma sarà immediatamente operativa. Ci sono molte novità, molti miglioramenti rispetto al passato, ma anche regole più stringenti, e quindi abbiamo pensato di organizzare questo approfondimento gratuito per le aziende l'8 maggio alle 18. Abbiamo voluto ricordarvelo, per iscrizioni mandate una mail a privacy@sulla.it. In questa pagina invece, ecco, poi come vi dicevo, queste slide verranno caricate sulla piattaforma, trovate i nostri contatti, e in particolare il nostro sito internet al quale vi mandiamo per tutti gli approfondimenti su tutte le nostre attività che vanno dalla formazione alla sicurezza alla finanza agevolata e in particolare gli indirizzi email delle due colleghe che fanno parte dell'ufficio commerciale di SAEF e che vi potranno anche dare una prima, diciamo così, infarinatura e indirizzare se, diciamo, gli esporrete quelli che sono i vostri eventuali investimenti in beni dell'industria 4.0. Vi ricordo ancora che questa esposizione non aveva certo la pretesa di essere completamente esaustiva perché è un tema molto complesso. Noi come SAEF, come facciamo del resto per tutte le agevolazioni delle quali ci occupiamo, anche per le pratiche di iperammortamento, gestiamo un po' tutto l'iter. Quindi, sostanzialmente, come funziona? Un primo contatto con il nostro ufficio commerciale, il quale vi dà già delle indicazioni di massima, in alcuni casi è in grado di dirvi se il vostro investimento è potenzialmente iperammortizzabile oppure no. E c'è poi, diciamo, un'analisi dei tempi, dei costi per la realizzazione di tutta la documentazione cartacea che è necessaria. Vi viene presentata un'offerta, se sottoscrivete la quale, poi c'è tutto, diciamo, il lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico, quindi dal nostro ufficio finanza agevolata in collaborazione con l'ufficio sicurezza che si occupa della redazione delle perizie. C'è appunto tutta la fase, ci sono vari sopralluoghi presso la vostra unità produttiva per verificare appunto tutti i requisiti, che vengano soddisfatti tutti i requisiti, e c'è appunto diciamo, cuore poi tutto il procedimento che è la redazione della perizia giurata. Ogni caso, come dicevo, è diverso dall'altro, ogni caso è storia a sé, quindi vi invito senz'altro, nel caso aveste richieste, dubbi, aveste intenzione di acquistare un macchinario e non sapete se potreste beneficiare dell'iperammortamento oppure no, vi invito, appunto, dicevo, a contattarci. Oltre all'iperammortamento ci sono altre agevolazioni che fanno capo all'industria 4.0,
un esempio su tutti, il credito d'imposta ricerca e sviluppo. E poi naturalmente noi seguiamo, diciamo, la stragrande maggioranza delle agevolazioni che riguardano gli investimenti produttivi, non solo. Un altro esempio è la legge Sabatini, per la quale tra l'altro le risorse sono in rapido esaurimento. Bene, io direi, se non ci sono domande, che naturalmente potete fare anche in un secondo momento via telefono o via mail, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo webinar di Sfire.